Bella ragazzi, bentornati sul canale di Granast, sono Xenic e sono qui oggi per portarvi un nuovo video di FIFA. Ho una faccia stranissima, lo so, perché sto attorcigliando tutto, ok. E niente, cominceremo questo episodio di non so cosa, comunque questo gameplay, con aprire questo pacchetto che ho trovato in un pacchetto d'oro che tra l'altro mi aveva dato un pacchetto dei mondiali, quindi ti giri strani. Apriremo questo pacchetto, non ci troveremo assolutamente nessuno perché tanto ormai sono convinto di questa cosa, mi fa male tutto. Scotty, Jerry Scotty, ragazzi, Cabaye, no vabbè, Cabaye è buono, dai, Welbeck, dai, no vabbè, no, non possiamo lamentarci troppo. Perea, ovviamente abbiamo trovato Perea, perché Perea è un fenomeno e quindi niente, abbiamo trovato un nuovo centrocampista che metteremo subito. Che cazzo fa? No, l'ho scartati tutti. No, puttana Eva. Vabbè, vaffanculo, mi sono sbagliato. Sti cazzi. Che cazzo fai? Tanto vediamo che nella mia squadra, la magnifica squadra, c'è Suarez. Eccolo qui. Con 92. È una bestia. Io non lo vendo, non faccio. Mi frega un cazzo. Che la prima partita la dobbiamo fare con Suarez. Porca Eva. Per forza. Per forza. Bam. Così stiamo tutti a posto. Siamo tutti a posto. Vai, partiamo subito. L'Italia con Balotelli e Suarez nella stessa squadra. Incredibile, ragazzi. Mamma mia. Bellissima la palla per De Bruyne che non la prende. Bam, Buffon e rinvio. L'Italia deve essere carica per questa partita dei mondiali. È uscita quella vera, almeno famo andare avanti quella Texenic. Reveillé. De Bruyne. Che cazzo fai? Puttana Eva, lagga pure. Sergio Busquets, incredibile. Balotelli, che cazzo fa? Ma che torni indietro? Ma che sei ritardato? Incredibile ancora, De Bruyne. La palla per lui, De Bruyne. La finta, non va. Ho fatto una cazzata, devo dire a prima. Mamma mia. Però quest'Italia la vediamo bella aggressiva, bella carica. Incredibilmente Diego Costa passa la palla a nessuno. Grande. E Casares fa una cazzata. Ottimo. Continuiamo così. Ancora De Bruyne, mamma mia che giocatore magnifico, splendido, De Bruyne ancora, da solo, questa volta non vuole fare cazzate, questa volta la crossa in mezzo per Balotelli che di testa il tiro non va, come cazzo hai fatto a sbagliare, porca Eva, ti ho bloccato, mamma mia, però l'Italia aggressiva ci piace ed è così che Van der Vaart destreggia il pallone con abilità. Ancora Van der Vaart. La palla per Suarez. Suarez si libera degli avversari. Suarez carica al sinistro. Fuori. Puttana Eva, quanto è forte Suarez. Reveillé di nuovo per De Bruyne. De Bruyne, pia la mortacci tua. Oh, corri quanto un cavallo dopato. Non riesce a pia un pallone che va in fallo laterale. Probabilmente dovrò alzare molto il volume dell'audio perché si sente poco, perché il microfono sta lontano, ve l'ho già detto. Perché non lo metti vicino? Perché se no si sente l'Xbox che fa... La cosa non è affatto bella. Intanto l'Italia prende il gol, non è vero. Sergio Busquets. Mamma mia, però lo vede a Van der Vaart. Van der Vaart è lento quanto una capra morta. La palla per Reveillé. Reveillé la passa a De Bruyne. De Bruyne, mamma mia, ancora. Che visione di gioco, De Bruyne. Che perde palla così. Non ha mai fatto prima. Palla per Zuber, Zuber, mamma mia come se n'è andato Zuber, ancora Zuber, carica il destro, Zuber, mamma mia, questo è il giocatore più sconosciuto al mondo, ma è un fenomeno, è un cazzo di fenomeno, lo guardo nei cappiacchetti, mamma mia che cazzo ha fatto, che azione, qua se ne va di nuovo, e poi bam, carica il destro sotto il 7, mamma mia Zuber, che fenomeno, Italia 1, Inghilterra 0. Ha fatto 0 tiri in porta lui, eh. Vogliamo parlare? 0, Ancora andiamo avanti. Con l'Italia che è sempre in pressing asfissiante contro l'avversario. Ora De Bruyne. De Bruyne ha fatto una cazzata, ma subisce fallo che non viene ravvisato dall'arbitro. Incredibilmente. Non si sa per quale motivo. Sergio Busquets lo vede a Van der Vaart. Van der Vaart tenta di prendere il pallone, ma il retropassaggio va tra le braccia di Hakim Fiefe. Ancora De Sciglio, va in copertura De Sciglio, uomo partita De Sciglio comunque. Van der Vaart prova a destreggiarsi in mezzo a due ma non va. Van der Vaart. E le battute tristi sono finite, lo prometto. Casares di testa che la manda indietro incredibilmente. Rovesciata di Sturridge, che porco due, il gesto tecnico più apprezzato in questa partita dall'Inghilterra. Ora lo vediamo, Zuber lo scatto.
lo scatto di Zuber, galoppa come una gazzella che fugge da un leone, Zuber di nuovo, la palla a Balotelli, Balotelli se ne va, Balotelli, 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 ho premuto tutti i tasti a caso perché volevo fare la finta, e Balotelli sigla il 2-0, il 2-0 per l'Italia, ce la portiamo a casa Peppe, ce la portiamo a casa, Berlino, 2006, Balotelli ancora ne era nato fra un po', ma ce la portiamo a casa. E ora Thiago Silva, pilastro della difesa insieme a Casares. Sergio Busquets, lo vede a Balotelli, Balotelli, servito Balotelli, 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 mamma mia, peggio del pallonetto contro il Costa Rica, De Sciglio, oh, oh, porco Dio che spinta rara che mi ha dato, ma che cazzo è, ma che vuol dire, cioè, ma che, ho pure sputato Pettino, ma che cazzo è, ma che è buggato st'arbitro, ma, cioè, boh, io non c'ho parole, la palla per Van der Vaart. Van der Vaart lo vede a Suarez, Suarez l'imbucata, Suarez carica al sinistro, Suarez non va, qua dovevo fare il pallonetto ma non l'ho fatto perché sono uno stronzo. Van der Vaart, il cross al centro, Thiago Silva di testa, la parata più facile di sto mondo. De Bruyne, ancora la palla per Suarez, Suarez se ne va di nuovo, lo vede a Balotelli, lo vede Balotelli, stoppa di petto, Balotelli, Balotelli, col sinistro, Balotelli, sotto l'incrocio, ma che giocatore, maledetto, ai tifosi dell'Inghilterra, mamma mia, che fomento ragazzi, col sinistro, la palla per Suarez, Suarez, subito, no, era un gol, porca troia, mamma mia. Vabbè, l'Italia vince questa prima partita dei gironi. Ci vediamo con il prossimo episodio, prima scartiamo il pacchetto, ma ci vediamo con il prossimo episodio, lo dico mentre sto andando avanti, avanza, 9 tiri in porta, 9 tiri, 7 in porta, asfaltata l'Inghilterra. Oh, è lui, Medina, penso sia il giocatore più cazzo del World Cup di TBT. Vabbè, con questo giocatore di merda, perché è veramente un giocatore di merda, vi saluto da grazie a tutto, da Xenic è tutto, mi raccomando, lasciate un like, un mi piace, un commento, passate sulla pagina Facebook, su Facebook, più personale, Ambarambaz. Bello. Drink and keep it low.